Presidente, Jackson di Alex di Catania. Alex qualche settimana fa ho fatto altri lavori su altri apparati. Allora mi scrive sulle mail, presenta un problema in TX. A volte va e altre volte no. In RX funziona. È una radio che è stata per tanti anni ferma e da qualche giorno l'ho riaccesa. In ricezione funziona sempre. In trasmissione trasmette dà la sua potenza di 10 watt in AM, in FM e 20 in banda laterale. Di colpo, mentre parlo, non eroga più potenza. Il LED TX e la commutazione funzionano. La ricezione continua a funzionare regolarmente. Il difetto lo fa su tutte le bande, in tutti i modi di emissione. Ho visto anche che quando scende la radio, l'audio nell'altoparlante arriva in ritardo rispetto all'accensione. Arriviamo tutti in ritardo agli appuntamenti. Allora, poi mi dice qua se è possibile riparare, non lo so se è possibile. Poi, migliorare la modulazione in AM, in FM, in SSB. Funziona bene, poi la modulazione. La potenza alta e bassa con array di diode. No, non è possibile mettere i diodi qua, magari usiamo un altro sistema. Dal tasto SRF modulazione. E io l'ho acceso e alla prima accensione non va in trasmissione. Ecco qua. Non c'è niente. Appena l'ho acceso non esce niente. Aspettiamo un po' che si riscalda, vediamo che succede. Siamo in AM, sì. Niente. Lasciamolo acceso per un po'. Non esce proprio niente. Vediamo in ricezione. Prova, ricezione va. Così a prima vista non riesco a vedere nessun problema. Sto provando con l'analizzatore di spettro, tutto attenuato naturalmente, sennò mi scoppia. Allora, sulla base del finale di trasmissione mi trovo la cresta dell'onda, me la trovo che esce fuori dallo schermo. Sull'uscita, sul collettore non me la trovo. Ora, non so se quando funzionava, se è buono il finale o non è buono. Lo controllo meglio, però mi ha detto Alex che a volte va e a volte no, quindi vediamo un po'. Allora, ho rifatto la saldatura qui sul finale, anche se prima ad occhio nudo così non si vedeva nessuna discrepanza. E adesso sembra che va. Ecco qua, sono 10-12 watt. Oh, 20 in modulazione. È un po' spostata di frequenza, poco poco, però questo lo riportiamo perché anche se non me l'ha detto Alex, faccio l'allineamento. Poi mi dicevo pure nelle mail, perché io prima mi sono dimenticato, vuole che facciamo l'attacco microfonico tipo Allen 48. E la potenza, minima e massima. Vediamo un po', mi trovo la regolazione del bias, non è mai tempo perso nel fare queste piccole regolazioni, ecco. Allora il bias è un po' fuori portata, qui sul driver, sul prefinale potrebbe pure andare 50 mA, sul finale è fuori portata, dovrebbe essere 80, qua invece è questa qua, quindi adesso faccio la regolazione. Allora questo è il prefinale, e ci siamo, andiamo sul finale. Ok,
l'uno tardo da arrivare, facciamo così, 79, va bene. Ora facciamo l'allineamento. Allora siamo in AM, USB, LSB, quindi passiamo all'altra sezione adesso. Questa è l'AM ed è perfetta. Non ci vedo. Eccoci qua. USB, LSB. E niente, adesso vediamo di fare la potenza. Salvo complicazioni, spero di aver finito anche con questa radio. Quindi lo chiudo e lo proviamo. Le complicazioni alla fine sono venute fuori, stavo provando e mi ha fatto di nuovo il difetto. Tutto il pomeriggio è andato bene. Prova e riprova, allineamento, bias e tutto, funzionava una bellezza, regolazione della potenza. Stavo facendo il video e mi ha creato di nuovo il problema. Ho fatto tutte le saldature, io con l'analizzatore di spettro, proprio sulla base del finale, il transistor e la tensione e la cresta dell'onda sullo schermo dell'analizzatore esce quasi fuori dallo schermo. La metto sul collettore, niente. Quando funziona c'è la cresta, è abbastanza consistente. Quando non funziona, niente. L'alimentazione c'è. Mo non vorrei che fossero questi transistor, questi condensatori grigi qua, di solito difettano, magari non polarizzano bene la base del transistor, non lo so, creano questo problema, oppure il transistor stesso può darsi che qualche giunzione interna si interrompe così, poi si unisce, si attacca e stacca. Perché non lo fa sempre, e quindi è un difetto che adesso mi crea problemi, perché non riesco a stabilire da cosa dipende. Le saldature le ho fatte tutte quante. Vediamo adesso con i condensatori, questi che stanno qui sullo stadio, i condensatori elettrolitici, vediamo di cambiarli, vediamo che succede. Andiamo per esclusione. Forse il diodo del bias qua che c'è qualche problema, perché quando non esce la pulsante io basta che metto il cacciavite dentro qua, però non riesco a vedere bene perché questi condensatori sono uno sopra l'altro. Mettendo il cacciavite e muovendo qualcosa qua dentro parte la pulsante. Devo smontare tutto, devo smontare tutto. Sono solo e non riesco a fare. Volevo far vedere se c'era qualcuno che magari mi teneva il telefonino. Allora, come schiaccio qui, su questo diodo qua così, parte la portante, lascio e si toglie, col cacciavite di plastica sempre, di antinduttivo. Schiaccio qua e funziona. Mo smonto tutto, vediamo che c'è là sotto. Eccoci qua, oggi è un nuovo giorno e cerco di non lasciare nulla di intentato. Pensavo di non averne più, nei transistor dismessi che c'è un cassettino ho trovato un MRF477, l'ho provato col tester e buono. Da un altro radio ho smontato pure i diodi, perché questi provati col tester sono buoni, però non mi spiego il motivo per cui a un certo punto si interrompe la trasmissione. Lì i componenti mi sembrano buoni, ho cambiato pure i condensatori elettrolitici, quelli piccolini. Anzi, gliel'ho messi al tantalio perché 0,22 microfarad non ce l'ho e quindi ho messo al tantalio che sono migliori. E adesso provo a sostituire il finale, vediamo un po' se risolviamo questo problema inspiegabile apparentemente. Ho dissaldato tutti i condensatori e qualche altro componente qui sullo stadio finale, quindi glieli cambio tutti di sana pianta. Non vorrei che dopo che magari metto il finale
Il problema persiste. Se poi, sostituendo tutto, qui, il problema viene di nuovo fuori, poi non so più cosa fare. Sinceramente, non so più cosa fare. Queste bobine le ho provate e sono buone. Le saldature pure sono state rifatte. Perché? Sino alla base me lo trovavo il segnale, sino alla base del finale. All'uscita sul collettore non c'era niente, cioè quando faceva il difetto. Ecco i condensatori tutti cambiati. Sono componenti di ottima qualità rispetto a quegli altri. Ho cambiato pure la ferrite che c'era qua dietro. E adesso dobbiamo solo provare, sperando che non salti tutto in aria. Ho rifatto regolato di nuovo il bias, perché quando si sostituiscono i finali, anche se sono della stessa casa, stessa dicitura, stessa sigla, bisogna sempre rifare le regolazioni. Quindi vediamo che succede. Sembra che ora risponda alle sollecitazioni. Quindi io adesso lo lascio un po' acceso, mi dedico a qualche altra cosa. Nel frattempo ogni tanto vengo qui e do qualche colpo di portante, qualche prova, e più tardi facciamo la prova finale con il video. Allora sembra che ci siamo, dai, sto provando e non fa più quello scherzo. Allora, questa è la potenza minima. Prova 1, 2, 3, cambio. Andiamo con la massima, da qui abbiamo detto, però si inserisce pure la funzione modulazione. Dobbiamo passare lì perché sennò mi innescano questa qua. L'ho regolata così, si può aumentare, però non lo consiglio, eh. Ola! 25, 26 in modulazione. Ola! Prova! Ola! Tensione, 1, 2, 3, cambio, cambio! Ola, 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 prova! Proviamo la ricezione. Salvo inneschi, sono vicinissimi, sono quelle della canzone. Prova, vediamo un po'. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, ola, ola. Andiamo in FM. FM, FM. Prova. Forse devo abbassare un po' la deviazione, perché io l'ho alzata. Eh sì, prova. Ola. Prova, 1, 2, 3, cambio. Ola, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, ola, prova, ola. E qui ci siamo. Vediamo la ricezione. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ora, ora. Il semitono non lo vedo, da vicino con gli occhiali non vedo una quercia. Eh sì, perché adesso siamo in modulazione, mi stava venendo la febbre. Mi stava venendo la febbre. Allora, andiamo in banda laterale. USB. USB. Ola, qui superiamo i 30. Ola, ola. Quindi mettiamo questa così. Ola, 35-36. Attenzione, 1, 2, 3, cambio. Come limpidezza di modulazione ci siamo. Attenzione, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola. Facciamo la prova per ricezione. Prova, attenzione, diamo il volume.
E siccome che siamo vicini, devo abbassare RFM, se no c'è quello scoppiettio per la vicinanza, l'effetto Wassenich. Ora attenzione, ancora si sente. Attenzione, attenzione al canale 22, 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, prova, 1, 2, 3, prova. Siamo vicinissimi, andiamo in LSB. Ola, con potenza siamo sempre lì più o meno. Ola, 32, 35. Ola, dobbiamo guardare quella di centro. Ola, attenzione, attenzione al canale 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, ola, ola. Andiamo in direzione. Attenzione, attenzione al canale 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, 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 prova. 1, 2, 3, cambio. Ola, ola. E così credo di aver finito. Speriamo bene, io sto provando in continuazione, adesso va bene la radio. Vi ringrazio per aver visto il video di questo apparato. Un po' sofferta, pensavo di sbrigarmi subito, invece anche su questo ho dovuto lottare un po' per rimetterlo a posto. Grazie e tante belle cose. Un ultimo passaggio perché non ero soddisfatto della ricezione sia in USB che nell'SB. Quando l'RFGN al massimo, siamo vicini qua, c'ho l'innesco, l'uscita dell'altoparlante mi entra nel microfono dei colori. L'ho attenuato ulteriormente e allora faccio quest'ultima prova perché qualcuno magari poi ci sono quelli che ci mettono lo zampino, allora io prevengo. Siamo in USB. Attenzione. Guardate che limpidezza di modulazione. Attenzione, attenzione al canale 1, 2, 3, cambio, cambio. Ola, ola. USB. USB. Attenzione, attenzione, 1, 2, 3, cambio. Ola, 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 sembra che siamo in AM. Ola, 1, 2, 3, cambio, cambio. Vi chiedo scusa e vi ringrazio ancora per quest'ultimo passaggio. Grazie e vi auguro una buona giornata.